Abbiamo l'ospite in onda, siamo qui con il buon Giovanni Verde di pronostici di piazza.com. Ciao Giovanni, come stai? Potresti Buonasera, come sto, insomma? stare meglio. Vorrei capire perché dovrei essere il rimedio alle amarezze di ieri, della mattina di ieri, visto che sto proprio distrutto anch'io, ma più che altro per come è andata, insomma, non per il risultato in quanto, ecco, non in quanto sconfitta, ma per le espulsioni, le polemiche e tutto. Si parla sempre meno di calcio e più di altre cose, quindi un po' il morale sotto i piedi stasera. Beh, decisamente. Beh, sei il rimedio perché anche perché peggio di come ha giocato il Napoli ieri non si può fare, onestamente, e poi perché tu hai qualità, ecco, mi permetto di dire questa cosa. Mi prendo la mia responsabilità. Allora, da cosa vogliamo partire? Champions League, Europa League per addolcirci un po' la bocca o vogliamo parlare della nostra in vera e fonda Serie A? Perché pure se parliamo di Europa League mi ricordo Vabbè, vabbè, tanto vabbè. dolore, tanto dolore. È Vabbè, troppo. si sono chiuse ieri le gare di campionato, mancano 6 partite, tutto può succedere, ma qualcuno dice così, qualcuno ci crede di meno, però domani arrivano i quarti di Champions League. E iniziamo subito con Bayern Benfica, che insomma è probabilmente la più scontata Sembra la più tra scontata. le quattro partite. Si sembrerebbe la più scontata, proprio quello che abbiamo visto contro la Juventus, insomma, anche se il Benfica può contare su Jonas, che insomma era in lotta per la scarpa d'oro, un Beh. attaccante da 30 gol, penso Non che sarà male. veramente difficile uscire non imbattuti da questo match contro il Bayern per i portoghesi, insomma. È veramente difficile. È E difficile, è poi difficile. c'è la partita che personalmente guarderò, cioè Barcellona Atletico Madrid. Una partitella così, fra scapoli Sì, ammogliati. qualcosa. Sono veramente le due potenze della Liga. Abbiamo comunque il Barcellona che insomma non ha bisogno di presentazioni, campione in carica. Decisamente. Vengono da una brutta sconfitta in casa contro il Real A tratti Sociedad, quindi inaspettata, effettivamente. sì, inaspettata, perché io avevo giocato l'1 over, Ai, il 2 over, che mi ha divertito non poco, però è il Barcellona, sono primi in classifica, sono la squadra da battere sempre, sia in Europa che in Spagna. Quest'anno sono stati aiutati, insomma, dall'inizio di campionato balbettante del Real, ne ha approfittato l'Atletico, che è secondo in classifica, un punto proprio sopra al Real Madrid, però staccato da 6 punti dal Real, quindi sarà sicuramente una bellissima partita. L'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate, se non erro, l'Atletico ne è uscito vincitore per 1-0. Vero. Mi sembra di sì, insomma. Se non ricordo male è andata così, Comunque quindi uscì vincitore, ricordo anch'io una cosa simile. te lo dico subito, guarda, sì, Tutto in tempo reale, ma questo è il bello della diretta. no, in Liga no, abbiamo sbagliato noi, in Liga ha sempre No, vinto, io mi quest'anno ero soffermato sulla Champions più che altro. No, forse in Liga, no, mi pare qualcosa di in Liga ha diverso, sì. sempre vinto il Barcellona, per due volte Sì, per sì, sì, 2-1, sì, sia in sì, sì. casa che in trasferta. In Liga Comunque sì. una partita abbastanza equilibrata, l'Atletico ha la miglior difesa della Liga, e il Barcellona è il miglior attacco, il trio MSN fa Guarda paura caso, anche ecco, dai. Un a po' a me, fa davvero sorpresa, paura. Come, diremmo. Un po' a scusa? sorpresa questo attacco che fa Sì, gol. non mi sarei mai aspettato di vedere il Barcellona ai quarti, guarda, Ma veramente una sorpresa. E poi guarda. c'è l'altro, no, poi ci sono le partite di mercoledì, Del scusami. mercoledì. C'è Wolfsburg-Real Madrid, anche qui in teoria potrebbe essere scontata come partita, però Dovrebbe. il Real zoppica, quindi dopo quello che abbiamo visto contro la Roma semplicemente non è riuscita a sfruttare le occasioni create, quindi Beh. probabilmente se il Wolfsburg sarà più fortunato potrà mettere in seria difficoltà il Real. E poi mercoledì l'altra partita che guarderò sarà PSG-Manchester City, Bella partita. è una bellissima partita, dopo la rivincita contro il Chelsea avuta nello scorso turno, ancora Inghilterra per i parigini, Ibrahimovic incontra nuovamente la Premier e vediamo se sarà pronto a trascinare
la squadra di Blanc verso magari le semifinali. Di certo hanno una marcia in più, perché comunque loro hanno vinto il campionato a inizio marzo. Campionato difficilissimo, ricordiamolo. Molto molto equilibrato il campionato. A sorpresa il PSG ha vinto. A sorpresa. Ha vinto la Ligue 1. Quindi Ibrahimovic è stato autore di una tripletta nell'ultimo match, da cui un gol su punizione straordinario. Quindi diciamo che loro giocano molto più rilassati. Sì, decisamente. Che lotta, spera e non so che cosa, magari in un secondo posto, magari in un terzo. È davvero difficile per noi, diciamo, inquadrare il City quest'anno. Sono quarti in classifica, a 4 punti dall'Arsenal, ma nel momento in cui gli dai fiducia, poi perdono oppure vincono la partita che non ti aspetti. Insomma, è davvero difficile capire dove può arrivare questa squadra. Attualmente sono quarti in classifica, a più uno sul Manchester United, che è davvero pochissimo. Nulla. E tutto può succedere in Premier, veramente tutto. Quindi vedo favoriti Ibrahimovic e compagni, però il City è sempre il City, insomma, che era un altri. Non devo stare qui a farvi le opzioni che giocano nel City, insomma, erano i favoriti inizio anno per la Premier. Poi, e invece il Leicester, che ci sta facendo comunque felici, ecco, tutto sommato. Quindi tanta Champions League, tante belle partite, magari, ecco, Wolfsburg Real Madrid è la partita forse, mi permetto di dire, la meno interessante, però comunque ci sono veramente match importanti, belli da vedere. Io ho scelto questi due perché comunque magari sono un po' più affezionato alle squadre, o magari mi aspetto un po' di, cioè, in Barcellona Atletico Madrid mi aspetto veramente che sia una bellissima partita anche dal punto di vista tattico, quindi non solo per le goleate oppure tanta tattica, quindi dovrebbe essere veramente una bellissima partita. Beh, così sembra, anche vedendo i giocatori in campo, ecco, che uno si attende appunto uno spettacolo d'alto livello, si gioca in Champions League e non nel torneo della parrocchia, con tutto il rispetto, e la stessa cosa vale per il Paris Saint-Germain. Però voglio fare una cosa, ti rubo un attimo il mestiere. Non mi dire che giochi nel torneo della parrocchia, perché se no io alzo le mani. Secondo te qual è la tua favorita per la vittoria finale? Ma la mia favorita, non lo so, a me intriga tanto il Paris Saint-Germain. Attenti che il Paris Saint-Germain. Come outsider, come outsider. Vabbè, come se non la vince quel, cioè, Wolfsburg, tu immagina questo miracolo calcistico, supera la Real Madrid. Come lo Schalke di qualche tempo fa, ma insomma, non credo, Sono calati tanto rispetto a quando l'ha incontrato il Napoli l'anno scorso in Europa League, non è più quella squadra, si sono indeboliti, anche in campionato vanno molto peggio rispetto a qualche anno fa. Quindi, a parte gli scherzi, no, certo, sarà davvero difficile per loro superare il turno, però mi aspettavo come outsider il Wolfsburg piuttosto che comunque. No, per me, secondo me, fa il double il Barcellona, mi sbilancio. Poi magari sbaglio, i tifosi del Barcellona mi chiameranno in diretta e dici: ma che cosa hai detto? No, magari. No, però il PSG comunque è una squadra che praticamente sta sempre attrezzata per arrivare a queste fasi della Champions League, soltanto che non ci sono mai arrivati, ecco, cioè ci arrivano a fatica. Arrivare in semifinale sarebbe un successo per Blanc, sostanzialmente, diciamocela tutta. Sì, sicuramente. Però loro non sono mai riusciti a imporsi in Champions, magari proprio perché hanno un campionato così semplice e non hai il giusto approccio psicologico poi quando devi affrontare dei big match, così, di Chelsea o quant'altro, o Barcellona. Però sì, io dico PSG, voglio dire PSG. Il massimo per me sarebbe l'Atletico, perché il Ciolo Simeone lo porto nel cuore. Grande Ciolo Simeone. È uno di quei personaggi che fa bene al calcio, quindi io dico PSG, però spero Madrid, Atletico Madrid. Quindi tu Atletico, io mi prendo il Barcellona, vediamo chi la spunterà. Vediamo un po', sono molto curioso. Però te lo do come pronostico, ovviamente vedo bene, vedo avanti il Barcellona, però personalmente se devo sognare, sogno più Atletico in semifinale. Atleti, decisamente, sì. D'altronde scopriremo subito chi andrà avanti e chi domani, no. Domani, vediamo in attimo. Intanto vediamo un po' come vanno questi match d'andata, perché magari bloccare Barcellona sull'1-1 non ti assicura nulla al ritorno, però è un ottimo risultato, Ma sicuramente sì, sono tutte doppie sfide queste, quindi
Nulla è scontato quando si gioca in Champions, staremo a vedere, staremo a vedere. Mentre, beh, c'è comunque anche in Europa League la possibilità di doppia. Questa amara Europa League. Questa amara Europa League snobbata in maniera netta dalle italiane. In particolare quest'anno, perché ci sono stati match sia negli ottavi che nei quarti, secondo me molto molto interessanti. Da Liverpool Manchester United a Villarreal Bayer Leverkusen. Leverkusen, che ricordiamo, ha eliminato la Lazio ai preliminari di Champions League, quindi i destini che si intrecciavano. Anche la stessa eliminazione della Lazio alla fine è stata una bellissima. Cioè, sono stati due match molto belli da un punto di vista prettamente sportivo. Sì. L'1-1 dell'andata in trasferta per la Lazio faceva ben sperare, all'Olimpico mi sembra sia finita 4-0, insomma nessuno se l'aspettava, tante sorprese, tanta qualità, tanto calcio vero, e arriviamo a delle partite che secondo me sono veramente interessanti. Prima su tutte Borussia Dortmund-Liverpool, Klopp che ritorna a casa contro il muro giallo in una, veramente in un'atmosfera che sarà da brivido. Un'altra pagina da libro cuore, ecco, per Klopp. Sì, io poi muoio per queste cose. Il calcio non sono 22 che corrono dietro la palla, ma sono queste cose qui. Un allenatore che ha fatto la storia di un club, che lo lascia e lo ritrova a distanza di qualche anno come avversario. E poi Klopp è uno di quelli che ha sempre detto che lui vuole allenare la squadra, non vuole allenare la migliore squadra del mondo, ma vuole allenare la squadra che dovrà battere la migliore squadra del mondo. Quindi c'è tutto il fascino, tutto, ecco, il libero cuore che viene fuori, io mi sciolgo come un gelato al sole. E quindi Borussia Dortmund Liverpool sarà sicuramente la partita più bella e interessante di questo turno di Europa League. Anche se finirà 0-0, per dirti, anche se sarà una partita bloccata tra tifosi, atmosfera, emozioni dei giocatori, sarà veramente tanta roba. E beh, vuoi mettere a giocare ad Anfield e poi davanti a quel muro giallo, mamma mia, pazzesco. Pazzesco, veramente. Quasi quasi vado a fare il biglietto, però. E io ci ho provato a comprarlo, ho provato a organizzarmi questa trasferta, ma ti dico che è veramente complicato, e andare a Liverpool per vedere il ritorno costava circa 1500 euro. Quindi caspiterina, aia. Una bella mazzata. Una bella mazzata. Abbiamo un altro derby di liga, perché praticamente la Spagna ha portato, mi sembra, 6 squadre, no? Atletico, Siviglia, Villarreal. Sì, diciamo le maggiori, quelle più in vista. Barcellona, Atletico, Real Madrid, 6 squadre. Sì. C'è Atletico, Bilbao, Siviglia. Bilbao anche si ricollega al Napoli, ma farò malato io. Un'altra pagina amara del poteva Napoli. Collegarsi anche il Siviglia al Napoli, purtroppo il però invece l'anno scorso, insomma, andava diversamente. Cioè Atletico Siviglia, due squadre attrezzate per arrivare a queste fasi della competizione. Siviglia campione in carica, settimo in classifica, pari punti proprio con l'Atletico Bilbao, quindi due squadre che più o meno si equivalgono, differenza reti fatti e subiti davvero bassissimo, insomma sono 5 gol in più fatti dall'Atletico e 3 in meno subiti dal Siviglia. Parliamo veramente di una partita equilibratissima che sarà sicuramente emozionante per gli spagnoli. Io personalmente non la seguirò, però mi aspetto anche più una bella gara, una bellissima gara. E poi c'è Villarreal Sparta Praga. Sparta Praga è un outsider, è la squadra che ha rifilato 3 gol alla Lazio, arriva a giocarsela contro il Villarreal. Secondo me se la Lazio avesse leggermente giocato un po' di più al ritorno, magari non avremmo visto un'altra squadra al posto dello Sparta Praga. Però sono arrivati loro, onore a loro, e dovranno affrontare un Villarreal che è praticamente diventata una corazzata. Sono i primi 3 normali in Spagna, io li definisco così perché sono bella fantastica. Definizione dopo Barcellona, Atletico e Real, non ci sono loro, e io vedo favoriti ovviamente quelli del Villarreal. Anche qui sembra una partita scontata, sembra una partita scontata. Marino giallo, il giallo è il colore predominante di questa Europa League, Villarreal. E poi c'è, diciamo, la partita minore che veramente penso che qui in Italia saranno in pochi a seguirlo, cioè Sporting Braga Shakhtar Donetsk. Lo Shakhtar forse è più attrezzato, la squadra un po' più esperta a determinati contesti, però sarà dura, perché da queste partite non sai mai cosa aspettarti, ecco.
Partita secondo me indecifrabile, veramente indecifrabile, direi Shakhtar anche io. Leggermente favorito lo Spalletto, scusami, lo Shakhtar, però... È difficile, è una partita da 1x2. Sì, esatto, da tripla. Partita da tripla, beh, è assolutamente indecifrabile. Forse effettivamente, leggermente lo Shakhtar, però... veramente qua affidatevi, diciamo, alla vostra coscienza, e se la volete giocare andate. Ho pronosticato un under 3.5, che comunque under 3.5 1.20 è pochino, insomma, però se uno, ecco, vuole cercare di centrare il risultato in partite così complicate deve volare basso, insomma, non si può pensare di beccare un risultato esatto su una partita veramente difficile. Poi c'è chi riesce, fortuna di loro, però bisogna andare piano, ecco. Beh, decisamente. Se il Braga e il Shakhtar sono indecifrabili, e il campionato italiano è diventato un po' più chiaro, ora è decifrabile, sembra che la Juve, purtroppo per noi, sia indirizzato verso il tricolore. Ma mi costringi a farti un'altra domanda, se vuoi una risposta. Vai, vai, sono curioso. La tua è una radio libera, io posso parlare liberamente, no? Sì, dopo ti mando la polizia a casa. No, tranquilla, non faccio come Mosca, non ti preoccupare. Io premetto che sono una persona che piace parlare di calcio giocato. Se vogliamo parlare del 3-1 dell'Udinese, io ci sto dentro. Se mi chiedi adesso il campionato è più chiaro, io ti dico il campionato era chiaro anche 2 settimane fa, quando la Juve ha vinto 4-1, quando ha vinto contro il Torino. È una bella zeppata, è una bella zeppata. È lì che mi diventa chiaro il campionato. Mi diventa chiaro quando vedo delle ammonizioni che non arrivano. Ma non perché. Dice, è tutto scientifico. No, non è scientifico, è strutturale, capito? Nel senso, io sto vivendo una Premier League che mi fa piangere ogni weekend o durante la settimana, perché vedo una squadra che praticamente mi sembra il sest'ultimo fatturato della Premier o monte ingaggio, adesso non ricordo, non vorrei dare informazioni sbagliate, che sta prima in classifica a 7 punti con una banda di pazzi, uno faceva l'operaio, l'altro è stato cacciato perché non si riteneva adatto al calcio professionistico, un altro veniva denigrato per qualsiasi altro tipo di problema e quant'altro, insomma, e questi 4 matti seguiti da un allenatore perdente che non ha mai vinto nulla nella sua carriera, improvvisamente si ritrovano a 6 giornate alla fine della Premier League con 7 punti di vantaggio sul Tottenham e probabilmente diventeranno campioni. Noi in Italia dobbiamo passare le settimane non a commuoverci per scene meravigliose, ma per testate agli arbitri, per spinte agli arbitri, per fuorigiochi, rigori, ammonizioni e quant'altro. È triste. Deprimente, anche arrabbiante, fammi passare questo termine. Deprimente, e il fatto che però in Inghilterra succede, in Italia no, è dovuto alla struttura del nostro calcio, che implica discorsi che vanno oltre il calcio, oltre la palla, ma dovrebbe andare veramente sul piano politico, affrontare il tema della corruzione, della burocrazia, allargarlo veramente alle stelle, ma che sono discorsi che annoiano, ma alla fine il calcio italiano è questo. Calcio italiano è che non abbiamo stati di proprietà, chi è riuscito a farlo in alcuni casi non si sa come c'è riuscito, in alcuni casi ha sfruttato sponsor di presidenti della società di calcio, faccio l'esempio, faccio i nomi, il Mapei Stadium, l'ex presidente di Confindustria ha fatto il Mapei Stadium, presidente del Sassuolo e della Mapei. Noi a Napoli non abbiamo un presidente in Confindustria che ha la Papei e che può autosponsorizzarsi e chissà quali giri di denaro fare, insomma, cose un po' che sicuramente lecite, per carità, però un po' stranucce, insomma, se parliamo dello Juventus Stadium potremmo parlare di concessioni fatte sui terreni un po' ambigue, però abbiamo 3 stati di proprietà su 18 squadre, le altre 15 che fanno? Guardano, questo è il problema, e non si agisce, o non si può agire. Abbiamo l'AIA che viene pagata direttamente dalle società, non è un ente autonomo, giusto? E chi ha il fatturato più alto in proporzione paga di più. Ci troviamo? Sicuramente. Tutto torna, gira tutto in questo cerchio della Serie A che ci sta dando poche gioie e qualche recriminazione in più. Però questo deve tenere
deve portare i tifosi comunque a non perdere di vista una cosa: la squadra più forte della Serie A è la Juventus. La questo qualità, è vero, questo è vero. L'intensità, il cinismo che ha la Juventus, le altre squadre se la sognano. Un po' qua rientra in gioco anche effettivamente quel tappeto rosso, insomma, vedi, tutto torna in quel cerchio che ti dicevo prima, ecco, nel questo vortice di polemiche che non finirà mai, mai. Male, e fanno malissimo, perché sicuramente sì. Parlare dell'1-0 della Juve in maniera pulita, che al ritorno alle nazionali andare ad affrontare una squadra come l'Empoli, vincere 1-0 è un ottimo risultato, e dovremmo parlare dell'Udinese che finalmente ha dimostrato che la rosa in possesso di Cagna, prima di Colantona, è una rosa che non dovrebbe stare quint'ultima in classifica, sest'ultima dove sta, ma in altre posizioni, perché l'Udinese ieri ha preso il Napoli e l'ha strapazzato. Poi, se tu mi dici adesso il campionato è più chiaro, ti dico, è come il secondo fallo di Higuain. A te è chiaro? Il secondo fallo di Higuain, il secondo giallo di Higuain, a te è chiaro? A me è chiaro. È chiaro sì, nel senso che non lo è. Questo è una sorta di paradosso. È così, è chiaro, è arrivato dal nulla. Io vorrei leggere il referto. Che ha visto l'arbitro? Sarei molto curioso effettivamente. E poi lancio un'ultima, diciamo, provocazione. Vai. L'anno prossimo mi pare, insomma, fra qualche anno pare che dovrebbe arrivare questa fantomatica Popiola in campo, giusto? Ma sì. Secondo te su un episodio del genere sarebbe, come dire, l'arbitro andrebbe a guardare poi il filmatino di 3 secondi, di immagini che non si capiscono più di tanto, per stabilire se è giallo oppure no, oppure un arbitro che parte così convinto tira fuori il giallo, tira fuori il rosso e non interpella neanche la tecnologia? È una bella domanda, lo scopriremo solo vivendo. Ma è quasi che ti scatta la malafede, no? Decisamente. Un arbitro che ti parte così deciso significa che ha visto il fallo, è sicuro del fallo, di un fallo che non c'è, però è sicuro. E nel momento in cui c'è la tecnologia in campo, c'è la Popiola in campo, poi lo stesso arbitro con lo stesso atteggiamento dovrebbe dire: aspettiamo, vediamo un attimo se le immagini possono rendere più chiara la situazione. Esattamente. E se l'arbitro esattamente, è malafede, esattamente, anche la Popiola in campo perde di significato. E questa è una bella sottolineatura, la spediamo a chi di dovere. E spediamo tutto, inviamo e mettiamo questo bel francobollo direzione destinazione paradiso, ecco, lasciami consentimi questa citazione. Anche se questa serie sembra più una Starway, anzi un Highway to Hell più che altro. Un misto, una mesca francesca mi stava venendo. Mi perdoneranno gli SDC e il Zeppelin, vabbè. Caro Giovanni, prima di salutarti, voglio ringraziarti per la tua competenza e per la tua disponibilità, ma i nostri amici radioascoltatori, per seguirti e per seguire pronosticidipiazza.com, cosa devono fare? Guardi, girare su qualsiasi social network, allora a disposizione Pronostici di Piazza, e sicuramente ci troveranno. Noi stiamo lavorando molto su Telegram, come te l'ho detto anche l'altra volta, sì, è un'applicazione per tutti gli smartphone che dà la possibilità di entrare nei gruppi e di ricevere praticamente ogni aggiornamento dai contenuti creati sul sito, dalle multiple che pubblichiamo nei weekend e durante la settimana, istantaneamente sul proprio cellulare. In più condividiamo anche le promozioni del Bookmakers per regalare, insomma, a chi ci segue bonus di benvenuto, comunque promozioni praticamente ogni settimana. Insomma, non ti dico in maniera quotidiana perché, ecco, oggi è il non best, perché le partite di stasera non ci ispirano e quindi non abbiamo fatto nessuna schedina, ma domani oltre ai pronostici di Champions ci sarà sicuramente qualche altra bolletta che condivideremo con i nostri 150 follower su Telegram. E se qualcuno ci vuole unire, ovviamente il benvenuto. Perfetto, Giovanni caro, io ti voglio ringraziare e ti auguro un buon proseguo. Digitate pronosticidipiazza.com su appunto il sito, oltre che su tutti i social network. Io ti ringrazio e ti auguro un buon proseguo. Ci rivediamo presto. Ciao caro, a presto. Ciao.